Cosa è successo? È successo semplicemente che nella ricerca di soci che potessero affiancarmi alla società mi è stato presentato dal nostro direttore Adelmo il signor Di Matteo, che dopo un mesetto di chiacchiere con lui era entrato in ordine di idee di prendere queste quote in maggioranza. Quindi abbiamo firmato una scrittura di accordo e così si è mosso. Poi in fase successiva le sue affermazioni corrispondono assolutamente al vero. Non ci sono altre situazioni se non la sua semplice volontà di un ripensamento. E a quel punto, visto che in quella fase era già in stato avanzato la trattativa, che Daniele sarebbe entrato come terzo socio in fase minoritaria, quindi con quote minoritarie, si è parlato con lui, con Di Matteo, e quindi si è raggiunto poi l'accordo di fare queste quote al 50%. Quindi io continuerò a supportare la società, ovviamente dal punto di vista finanziario, tutto quello che può essere il mio know-how, insomma, le mie capacità per cercare di portare avanti al meglio il Chi di Calcio. Daniele, che posso dirlo per una questione di età, è un ragazzo giovane e volenteroso, ritengo che come tutti quanti, come io in passato ho fatto magari degli errori, li potrà fare lui, ma ritengo che oggi il Chi di, come anche in passato, sa che comunque le persone che stanno lavorando e che lavorano qui lavorano nell'interesse della società di calcio e non per interessi personali, perché oggi nelle Serie D l'interesse personale non c'è. Ma allora lo stappo con i tifosi è stato interpretato, secondo me, in maniera, perché non hanno tutte le informazioni. Allora, noi dobbiamo partire da questo presupposto: quando ci sono state le dimissioni del precedente direttore, una persona che voi conoscete, che era Riccardo Napoletano, si era proposto per prendere in mano la gestione sportiva. E insieme a questo eventualmente a propormi anche dei soci o qualcuno che potesse venire a fare questo tipo di attività. E quindi mi sembrava la persona che poteva essere effettivamente giusta per poter condurre questo. Solamente che voi sapete che i fatti nel calcio non possono essere programmati e il signor Riccardo Napoletano ha lasciato Chiti per andare su una piazza più importante, per carità, di Serie C, e di conseguenza mi ha lasciato, come si dice, ditelo voi, come si dice? Torcerino in mano. Bravissimi. Ecco perché siamo arrivati lunghi per quanto riguarda l'iscrizione, ecco perché siamo arrivati lunghi per tutta una serie di situazioni. Ma i tifosi, io ho sempre detto in questi due anni, dal punto di vista sportivo, non gli posso dire niente, perché hanno sempre seguito e anche a livello di contestazioni sono stati corretti, non ci sono mai state contestazioni fuori dalle righe. È normale che in questa fase, questa tensione degli ultimi giorni, col timore che noi non potessimo iscriverci, ha creato in loro, come dire, un livello di arrabbiatura che è abbastanza normale che ci sia. Ma io sono qui per scusarmi con loro se gli ho creato questo disagio, ma continuo a dire quello che ho accennato in precedenza. Io e Daniele siamo due soggetti che mettono del loro denaro per cercare di fare le cose fatte in una certa maniera. I primi che ci perdono, se le cose non vengono fatte bene, sono io e Daniele. Questa è la maggior sicurezza che devono avere i tifosi, e quando sono arrabbiati dovrebbero pensare decine di migliaia di euro che noi ci mettiamo, che ci ho messo e che ci ho perso. Penso che io magari qualche cosa di arrabbiatura dovrei averla, però i giochi sono questi. Quando io sono venuto qui e quando Daniele è venuto ha accettato questo gioco, però questo secondo me deve essere sempre ricordato ai tifosi. Ripeto, mi scuso perché giustamente il tifoso col timore che si era venuto a creare nell'ultimo periodo, che sembrava che saltasse tutto il banco, voglio dire, è normale, no? Ci sta. Cioè, ci mancherebbe altro. Però io questa riflessione la farei sempre. Con Ettore mi sono trovato fin dal minuto zero benissimo, da quando abbiamo iniziato a mangiare una sera insieme al figlio, perché in lui ho visto l'umiltà di ascoltare una persona molto più piccola di lui e anche di apprendere dei consigli. Io a 31 anni sono orgoglioso di investire il mio patrimonio, una parte del mio patrimonio, per voi, insieme a Ettore, perché arrivi a un momento della vita dove le vittorie personali vengono in un secondo momento. Non c'è vittoria più grande di vedere anche gli altri felici.